Allora, ovviamente ne approfitto per ringraziare la Triennale e la Fondazione Castiglioni, la grande famiglia Castiglioni, per avermi permesso realizzare una mostra in questo luogo veramente unico, non lo dico così a caso. E poi in più era uno di quegli spazi che visitavo sempre quando venivo a Milano, quindi sono doppiamente felice anche di essere il primo a profanare, spero in modo positivo, questo luogo. È perché la prima mostra viene realizzata appunto negli spazi di questa casa museo, che ormai è aperta al pubblico da diversi anni. E diciamo, in generale sono sempre stato affascinato da questo tipo di luoghi, perché li leggo sempre a una certa idea di ritratto e li considero quasi degli strumenti ideali per accedere all'immaginario di figure molto spesso importanti, come può essere Castiglioni o Magistretti a Roma, c'è una fantastica casa museo di Giorgio De Chirico, o di Mario Prazzi, dove appunto ho lavorato, ho curato due mostre negli ultimi anni. E quindi è un modo unico per scoprire da un punto di vista intimo, privato, queste figure. Nel caso di Castiglioni è sempre difficile trovare la chiave giusta per interagire con questi luoghi, anche perché sono sempre delle figure, dei giganti, che nel caso di Castiglioni insieme a un gigante del design italiano, insieme appunto a figure come Mari, Munari, che veramente sono talmente grandi che è difficile pensare di realizzare, non so, una mostra tematica. E quindi ho subito escluso l'idea di creare una cornice troppo forte. E invece ho sempre creduto che questi luoghi, la loro forza, fossero essi stessi, no? Che potessero parlare da solo e semplicemente usare la scrittura espositiva per farli parlare e, tra virgolette, attraverso l'intervento degli artisti, aprire più letture possibili. Il titolo, anche le regole del gioco, per me un po' rispecchia inoltre per me quello che è l'attitudine di quella generazione, che è una generazione che per me ha rivoluzionato il mondo senza prendersi troppo sul serio, e quindi con un'attitudine quasi ludica alla vita, alla loro professione, allo stesso tempo molto rigorosa, molto, molto profonda. Non ho imposto alcune regole o vincoli agli artisti, e li ho veramente invitati a visitare questo luogo, perché è veramente talmente ricco di spunti, quasi fin troppo. Credo è quasi più difficile per gli artisti, no? Reagire a questi spazi quasi che per un curatore, perché sei veramente circondato, assediato da continui stimoli, dove potresti produrre ogni volta, credo, almeno 10-15 opere diverse, se ci fosse la possibilità. E quindi ecco, mi interessava più che altro che fossero, l'unica cosa su cui ho insistito, che fossero degli interventi che si inserissero, che non fossero troppo aggressivi. Ecco, volevo che fosse nel complesso una mostra, ecco, non arrogante, che avesse, ecco, lo stesso spirito della persona che ha vissuto quel luogo. E c'è un altro aspetto poi che mi interessa molto e su cui insisto, ed è quello narrativo, il fatto che sono luoghi dove per visitarli ci si prenota, c'è sempre una persona che accompagna i visitatori. In questo caso è veramente unico il fatto che ci sia molto spesso Giovanna, ovvero la figlia
di Achille e anche che la famiglia abita ancora e vive questo luogo veramente nel quotidiano, ed è una cosa molto, molto bella e che la arricchisce ancora di più rispetto alla sostanza che ha. E come dicevo, il fatto che la mostra sia sempre raccontata aggiunge un ulteriore elemento na sia narrativo che interpretativo, sia al luogo che alla mostra. Ed è